Uno dei concetti emergenti legati alla festa del Natale è il tema del silenzio. Potremmo sintetizzare dicendo che Dio arriva lì dove c'è silenzio. Un grande silenzio avvolse questa notte come se l'umanità in quel momento avesse trattenuto il respiro, fatto un silenzio come se noi, immaginate, avessimo bloccato la terra e per un istante fossero scomparsi i rumori della terra. Allora ci domandiamo, giusto per attualizzare il Natale, ci domandiamo a quali condizioni oggi Dio può venire incontro a noi e la risposta è semplicissima. Dio Arriva a noi nel silenzio. Però è importante che ci domandiamo cosa vuol dire il silenzio, perché voi capite che parlare di silenzio è un concetto teologico importante, ma anche è un concetto umano, antropologico, è un concetto psicologico. Il silenzio non è soltanto la mancanza di parole, di rumori e di suoni. Pensate al silenzio di quello che comunemente, volgarmente noi chiamiamo un carattere lunatico. Beh, una persona che ha questa silenziosità acida, a volte scontrosa, non ha nulla del silenzio dove arriva Dio. Provate a pensare al silenzio che si fa in casa tante volte quando non sappiamo cosa dirci, quando siamo arrabbiati con una persona. E la prima cosa che si fa si chiude la comunicazione, c'è un silenzio comunicativo, ma non è questo il silenzio che vuole Dio. Tante volte eh, la nostra vita è eh, silenziosa da un punto di vista formale, ma è talmente tanto piena di preoccupazioni, di, di, di cose che ci angustiano che anche quello non è il silenzio dove Dio può arrivare. Allora oggi vorrei limitarmi a dire che il silenzio nel quale Dio può arrivare è quello spazio che noi possiamo fare tra il rumore forte della scienza, tra il polo forte della scienza, è il polo altrettanto forte della superstizione. E in questo spazio intermedio, che va tra le parole forti della scienza, e tra poco vi dirò che cosa intendo, e quelle della superstizione, questo spazio intermedio è lo spazio del silenzio di Dio dove Dio può arrivare, può nascere ancora. E vi anticipo che è lo spazio del silenzio della morale ed è lo spazio del silenzio della carità, dell'etica, quindi dell'etica, della spiritualità e della carità. Ma avevo detto che questo spazio, che è lo spazio del silenzio dove Dio entra, oscilla tra due estremi del pendolo che va di qua e di là. Da una parte oggi c'è la voce alta della scienza, alla quale aggiungerei la tecnica, in tutte le manifestazioni, cioè la convinzione che la vita in fondo si snoda, che la vita va avanti, che ciò che serve per la vita è ciò che l'uomo ha scoperto e ciò che l'uomo da queste scoperte ha applicato. Detto così è ancora molto teorico. Proviamo a pensare a un ragazzo del nostro tempo, ma dico ragazzo, ma è un modo di dire a nuora perché suocera, comprenda perché i grandi. E proviamo a pensare quanto oggi la nostra vita si gioca intorno ai media, si gioca intorno alla comunicazione digitale, si gioca intorno a un cellulare. È uno degli aspetti importanti e sono strumenti meravigliosi della scienza e della tecnica. Ma guai se la loro voce diventa così potente che è l'unica voce capace di parlare, di incantare, di affascinare, di coinvolgere. Ancora pensate oggi alla scienza che ci ha dato la mobilità con le auto. E provate voi a immaginare una coda che da Bolzano arriva a Modena perché la gente si è mossa per cercare qualche ninnolo da appendere sui presepi, sugli alberi di Natale. E ti dici, ma questa voce delle auto che pur sono meravigliosamente utili, che diventa così prepotente, che ti incolonna per chilometri e chilometri facendoti vivere la rabbia, facendoti vivere la tensione emotiva, nervosa, facendoti vivere delle situazioni di grande sofferenza e di grande disagio. Ecco, tutto questo succede, tutto questo succede perché noi in fondo abbiamo idolatrato la scienza. Abbiamo detto che la scienza ha una voce importante, unica ed esclusiva. Potrei andare avanti ancora con gli esempi. La scienza e la tecnica che ci danno la possibilità oggi di avere il mercato, dei mercati che riempiano, affastellano le nostre giornate. Poi in questi giorni di Natale l'abbiamo sperimentato di persona, cosa voleva dire entrare, far fatica a parcheggiare in un parcheggio di un supermercato, perché travolti da questo bisogno di comprare. Ecco, queste sono voci importanti, vi ho fatto soltanto qualche esempio, ma sono voci che hanno un potere tante volte assordante. Un ragazzo davanti al cellulare, davanti a uh, un computer, davanti a una PlayStation, rischia di non sentire più bisogno di nient'altro, non è più in grado di sentire nessun'altra voce. Dall'altra parte abbiamo l'alto estremo del pendolo che sembra così poco scientifico, anzi non lo è per nulla, è irrazionale, ed è il pendolo della superstizione. Pendolo della superstizione che oggi si gioca nelle moderne, eh, strane eh, caratteristiche del nostro tempo. Sto pensando in questi giorni al boom di vendita dei libri che parlano di segni zodiacali, di previsioni per il 2018. Sto pensando al successo di trasmissioni dove l'astrologo ha detto così, in realtà quello che si occupa di previsioni occupa sempre maggiori spazi per dire come sarà il nostro futuro. Sto pensando anche a una superstizione di tipo religioso, una superstizione di tipo religioso che vede apparizioni, che confonde il Dio della culla e quindi il Dio vicino alla creatura, lo confonde con il Dio potente di un miracolismo irrazionale, che non riesce a vedere l'imbroglio anche quando l'imbroglio è così palese, evidente anche quando ciò che viene proposto è un insulto all'intelligenza dell'uomo e tra questi due estremi del pendolo lo spazio del silenzio di Dio, dove Dio può entrare e ricordavo prima è quello della spiritualità. E lo spazio della spiritualità è cominciare a interrogarsi e domandarsi, ma questa ricerca di Gesù, questa ricerca di Dio, perché è stata rimossa dalle nostre famiglie? Perché oggi eh, il problema spirituale nell'educazione delle nostre case è diventato un appendice irrilevante? Questo è il silenzio vero. Ed è un silenzio che poi diventa il silenzio dello spazio morale. Dove, dove ci si rende conto che una vita virtuosa, e quando intendo virtù non lo intendo in senso moralistico, quando parlo di virtù parlo di una vita che ha degli esiti buoni, che ha delle ricadute buone, perché la virtù poi ha ricadute buone sul piano scolastico, sul piano delle relazioni, sul piano professionale, sul piano della trasparenza di vita. La virtù ha bisogno di scelte morali, ha bisogno che torniamo a interrogarci che cosa è bene, che cosa è male. Questo è il silenzio di Dio. Interrogarci sullo spazio che Dio ha nelle nostre case, nella nostra vita personale, nella nostra cultura, e di conseguenza domandarci qual è l'importanza di fare delle scelte morali. Allora la spiritualità e le scelte morali, questo è il silenzio che Dio vuole. Se noi torneremo a profumarci di questo bisogno, bisogno di spiritualità e di comportamenti morali, allora lì Dio non mancherà di nascere. Dio può nascere ovunque, ma una strada privilegiata è questo silenzio che ci ha chiesto di fare in previsione del suo arrivo. Buon Natale a tutti!